Okay, bene, benvenuti a questo nuovo ciclo di incontri di formazione e anche laboratoriali su Wikidata. Prima di passare la parola a Camillo, che terrà l'incontro, volevo fare con voi anche un momento di condivisione di quello che è stato l'anno che abbiamo trascorso. E quindi vi mostro un paio, ma giusto due diapositive, su quello che abbiamo fatto in passato come gruppo. E lo faccio anche perché anche a noi sembra incredibile che di essere riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Quindi questa è diciamo così, la diapositiva iniziale. Su questo incontro è un'introduzione a Wikidata che, come avete visto, è divisa in due parti. Faremo una parte oggi, una parte la prossima volta e poi faremo anche un incontro di carattere pratico, quindi per mettere in pratica quello che oggi vi verrà illustrato. E, per quanto riguarda il gruppo, appunto uno sguardo a quello che è stato l'anno che abbiamo passato come gruppo, come abbiamo lavorato. E quindi da novembre sostanzialmente del 2020, anche se il primo evento l'abbiamo fatto in dicembre, fino a luglio 2021. Noi ci siamo trovati più o meno su base quindicinale, quindi abbiamo fatto 18 incontri, di cui abbiamo perfino i verbali, grazie sempre al volontariato di tutte le persone che si sono impegnate. E in questo periodo abbiamo fatto 11 incontri formativi, di cui 5 di carattere teorico, per esempio quello di oggi sta calcolato come un incontro di carattere teorico e poi a seguire sei ca di carattere pratico, quindi in cui si fanno insieme a distanza, ma contemporaneamente si provano a fare delle attività appunto seguiti in modo interattivo. Abbiamo fatto tre presentazioni di progetti di realizzazione di linked open data anche con l'uso di Wikidata. Quindi abbiamo visto tre istituzioni culturali che si stanno muovendo sulla scia di questo percorso, LinkedData e Wikidata, con istituzioni italiane e svizzere. Abbiamo fatto altri 5 incontri su occasioni specifiche, quindi con temi particolari, di cui potrete vedere sulla pagina web del gruppo, anzi sulla pagina Wikidata del gruppo che Camillo sicuramente vi darà nell'incontro. Quindi rinvio a quello. Siamo riusciti a pubblicare tre appunto, lavori scientifici su Wikidata come gruppo, come membri del gruppo. Uno è uscito la settimana scorsa, quindi anche fresco di stampa. Una conferenza organizzata in collaborazione con il gruppo COA italiano. E una presentazione di una ricerca che abbiamo fatto, una di quelle tre pubblicazioni che abbiamo fatto, l'abbiamo potuta presentare a livello internazionale con quello che è stato il gruppo che ha ispirato la nostra attività, cioè Linked Data for Wikidata Affinity Group, che è appunto un gruppo che a livello internazionale fa un po' quello che noi, anzi fa in grande quello che noi in piccolo facciamo qui per l'Italia. Ha alcuni altri dati. Complessivamente hanno partecipato, cioè le presenze sono state 783 negli incontri che avete visto, prevalentemente dall'Italia, ma abbiamo avuto anche persone dal Brasile e dagli Stati Uniti che ci hanno seguito per un po'. E, quando abbiamo iniziato ci siamo chiesti quanto MAB, Musei, Archivi e Biblioteche, fosse questo gruppo e anche le persone che aderivano a questo gruppo. E come vedete l'interesse è prevalente per le biblioteche. Ma c'è un forte interesse anche per gli archivi e anche per i musei. Quindi speriamo che questi due settori possano crescere anche con la collaborazione vostra. Abbiamo fatto un questionario di gradimento a giugno 2021 e la votazione per gli incontri formativi e per i laboratori è stata di ottima nel 62 nel 67% dei casi rispettivamente e buona nel 32% e nel 26% dei casi, siamo sempre intorno a o sopra al 90%. Quindi penso che l'esperienza sia risultata positiva e spero che lo sia altrettanto per voi che siete all'inizio di questo nuovo ciclo.
Infatti adesso parte un nuovo ciclo di incontri di base, come faceva notare prima Luisa, cioè abbiamo riproposto incontri per chi non sa assolutamente nulla di Wikidata, e questo è il primo, ma continueremo anche il ciclo di secondo livello che porterà avanti un po', approfondirà il discorso che è stato fatto da novembre 2020 a luglio 2021. Abbiamo anche una mailing list che ha raggiunto 143 iscritti, che è un numero non enorme, ma non è neanche un numero così trascurabile, direi. E tra di voi ci sono 28 persone che, grazie all'aiuto di Veronica, che ha dato disponibilità quest'anno, siamo in grado di fare gli attestati di partecipazione, e 28 persone, tra di voi hanno chiesto appunto di avere l'attestato. E anche questo mi sembra un numero considerevole. Chiudo con quest'ultima diapositiva, che è d'obbligo per voi che iniziate a avvicinarvi a Wikidata, è un avviso. Benvenuti su Wikidata. Attenzione, una volta che entrate, è difficile uscirne. Quindi spero che sia di buon auspicio questo. Interrompo la condivisione e passo la parola a Camillo. Riattivo il mio audio, sì, dunque dovreste sentirmi e vedere il mio schermo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Sì, si Allora, sente. buonasera. Dunque, io ho preparato una lista, non ho un PowerPoint, come di solito non uso, ho preparato una serie di link che poi alla fine sono su Wikidata, comunque, quindi alla fine poi verranno condivisi. In realtà potreste vedere già adesso questa pagina, però appunto poi la metteremo anche in una sottopagina del gruppo. Abbiamo deciso appunto di dividere questo incontro introduttivo, che l'anno scorso era stato in una sola puntata, in due puntate, oltre alla parte pratica che ovviamente rimane. E quindi in questa prima parte di oggi, che vedete qui contraddistinta dal numero 1, vedremo sostanzialmente come nasce Wikidata, a partire da alcune esigenze di Wikipedia e poi andando anche ovviamente molto oltre. Quindi vedremo appunto come nasce Wikidata, come viene usata in Wikipedia e quali possono essere una serie di suoi possibili usi, mentre la volta prossima vedremo più specificamente come è strutturata Wikidata. Quindi appunto oggi diciamo vedremo soprattutto il rapporto tra Wikidata e Wikipedia e come appunto come Wikidata è utile a Wikipedia e ad altri siti, mentre la prossima volta andremo su Wikidata e vedremo proprio come sono strutturati gli elementi di Wikidata, e vedremo una serie di cose pratiche che poi proseguiranno anche negli incontri successivi. Per cui, alcuni di questi link li ho già aperti, e cominciamo dal primo, che è la pagina principale di Wikidata. Allora, Wikidata, che qui vedete, appunto www.wikidata.org, è un progetto Wikimedia, se non sbaglio il più giovane dei progetti Wikimedia, che mentre quest'anno Wikipedia ha compiuto già a gennaio 20 anni esatti di vita, 15 gennaio 2001, 15 gennaio 2021, Wikidata non ha ancora compiuto 9 anni, compirà 9 anni il 29 di ottobre di quest'anno, quindi è un progetto che ha un'età che è inferiore a metà dell'età di Wikipedia. Però in realtà la sua gestazione è stata molto più lunga, si è cominciato a parlare di Wikidata già molti anni prima del momento in cui poi è stata effettivamente creata. E come potete vedere è cresciuta molto velocemente perché in meno di 9 anni ha raggiunto una dimensione di 95 milioni di elementi che dovrebbero essere un po' più del doppio delle voci presenti in tutte le edizioni linguistiche di Wikipedia. Questo vuol dire che su Wikidata, già solo per via di questo numero, se le voci sulle diverse Wikipedie ammontano a 40 e rotti milioni, mi pare, forse 50, comunque un numero attorno ai 50 milioni, il fatto che Wikidata abbia 95 milioni di elementi sta di per sé a significare che ci sono moltissimi argomenti che sono rappresentati su Wikidata e non su Wikipedia. Già questo ci dà un'idea poi dello scopo di Wikidata che si amplia rispetto appunto allo scopo iniziale. Su Wikidata parliamo di elementi, su Wikipedia parliamo di voci.
si parla di elementi su Wikidata perché si tratta di entità strutturate, di entità strutturate in cui appunto i dati sono messi in una forma tale per cui possono essere riutilizzati agevolmente sia nell'ambito dei progetti Wikimedia, come qui si dice, ma ovviamente anche a molti altri siti e servizi, tanto più che mentre già le voci di Wikipedia sono in licenza libera, nel senso che mostriamo ciò che c'è in fondo alle voci di Wikipedia, se io scendo in fondo a una voce a caso di Wikipedia, vedete qui, il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons, attribuzione, condividi allo stesso modo, eccetera. Quindi le voci di Wikipedia consentono appunto il riutilizzo a patto di citare la fonte, cioè Wikipedia, e di riutilizzare la stessa licenza. Gli elementi di Wikidata vanno oltre, nel senso che trattandosi di dati, il dato di per sé non ha un copyright, il dato non presenta una particolare, non nasce da un particolare sforzo dell'ingegno umano, e quindi appunto il dato di per sé non ha un copyright, e quindi anche i dati presenti negli elementi di Wikidata non hanno un copyright, ma sono rilasciati, ops, sono andato troppo giù, sono rilasciati in licenza, qui, tutti i dati strutturati del namespace principale, eccetera, eccetera, sono disponibili in base alla licenza Creative Commons CC0. Creative Commons CC0 equivale a dire pubblico dominio. Quindi i dati di Wikidata possono essere riutilizzati, e generalmente lo sono, senza nemmeno citare Wikidata come fonte, e appunto, e possono essere utilizzati in qualunque modo e forma, eccetera, eccetera. Questo significa che i dati di Wikidata sono presenti anche in moltissime applicazioni, anche si parla degli assistenti digitali, Alexa, Siri, eccetera, moltissime applicazioni che vengono usate da tantissime persone in giro per il mondo, spesso senza sapere che questi dati provengono da Wikidata, anche se in alcuni modi, spesso ad esempio se si trova un errorino all'interno di un infobox di Google, poi si va su Wikidata, si vede che l'errore è uguale, allora poi lo si corregge, si torna dopo qualche mese, si vede che l'errore è scomparso. Ecco, ci sono delle controprove che si possono fare per vedere questa interdipendenza. Quindi, Wikidata appunto nasce come un sito wiki. Wikidata infatti utilizza lo stesso software che sottostà a Wikipedia e agli altri progetti Wikimedia, cioè MediaWiki. Infatti, se vedete anche un confronto tra la homepage di Wikidata e una homepage di Wikipedia in italiano e in inglese, l'apparenza grafica è molto molto simile. Tuttavia, ovviamente, mentre le voci di Wikipedia sono in formato testo, gli elementi di Wikidata sono strutturati in un modo estremamente tabellare, sono un vero e proprio database, e quindi Wikidata sovrappone a MediaWiki un'altra struttura, Wikibase, che consente appunto di costruire gli elementi in una forma strutturata. Ora rifletteremo sul perché nasce Wikidata. E per riflettere su questo punto io utilizzo sempre questa doppia coppia di immagini che era la stessa, diciamo, la stessa apparenza grafica che veniva data al progetto di sviluppo di Wikidata nei suoi primi mesi. Quando io sono diventato un utente di Wikipedia, Wikidata era appena nata, era la fine del 2012, e appunto si diceva che lo sviluppo di Wikidata avrebbe seguito tre fasi, diciamo, la terza sarebbe quella tuttora in corso, sarebbe diciamo Wikidata a regime, e le prime due fasi venivano marcate con queste due coppie di immagini, su cui adesso rifletteremo. Questi puntini rossi che vedete sono le diverse edizioni di Wikipedia, il punto blu centrale è Wikidata e i punti verdi adesso ne parliamo. Allora, Wikipedia, questo è www.wikipedia.org, cioè diciamo la home page internazionale di Wikipedia che poi rimanda alle singole edizioni linguistiche. Vedete qui l'inglese, l'edizione linguistica più grande con 6 milioni e rotti di voci, l'edizione italiana con 1.700.000, poi le altre diciamo sono
cui messe, queste 10 sono credo scelte in modo basato sulla mia area geografica dove mi trovo, ma se vogliamo una lista completa scendiamo nella pagina e qui vediamo una lista completa delle diverse edizioni di Wikipedia suddivise grosso modo per dimensione, quindi edizioni con più di 1 milione di voci, con più di 100.000 voci, eccetera. Il totale di queste edizioni, che erano una all'inizio del 2001, poi già nel corso del 2001 nascono le altre edizioni linguistiche più grandi, nel corso del 2001, dopo l'inglese ovviamente, che è la prima edizione, nascono l'italiano, il francese, il tedesco, eccetera, e poi nel corso degli anni ne nascono altre, continuano a nascerne altre, ogni anno di solito nasce qualche nuova Wikipedia di lingue spesso poco note ma con vari milioni di parlanti, quindi tuttora ci sono lingue con vari milioni di parlanti che non hanno un'edizione linguistica di Wikipedia e tuttora alcune vengono di nuovo proposte, create, quindi si tratta di un processo ancora in corso di ampliamento, fino comunque a un numero che adesso ha superato le 300 edizioni, quindi ci sono 300 Wikipedia che ovviamente su molte voci, anche le cosiddette voci fondamentali, quelle diciamo che sono argomenti universalmente abbastanza noti, che so, Italia, Napoleone, Nazioni Unite, eccetera, eccetera, ci sono voci che sono ovviamente condivise da un ampio numero di Wikipedia. E quindi nasceva l'esigenza di far dialogare la prima banalissima esigenza che Wikidata deve risolvere è interconnettere tra loro in un modo efficiente le diverse edizioni di Wikipedia. Quindi qua si suppone un argomento che abbia una voce di Wikipedia in 7 lingue, vedete che qui ci sono 7 puntini, prima di Wikidata, cioè fino a fine 2012, inizio 2013, eccetera, le diverse voci, non avendo un punto centrale a cui rifarsi, dovevano connettersi tra loro in questa forma ragnatela, per cui ogni Wikipedia deve vedere tutte le altre che parlano del medesimo argomento. Questo crea una serie di problemi pratici nella manutenzione di questo reticolo, manutenzione che si esplica in particolare in 2 casi. Nel primo caso, quando si aggiunge un nuovo pallino, cioè quando si aggiunge un'ottava lingua, le altre 7 devono recepire l'esistenza dell'ottava, il che diciamo diventa ancora peggiore se le altre non sono 7 ma sono 95, quindi appunto c'è un certo dispendio di energia, ovviamente in generale energia di programmi automatici, però comunque è energia ed è anche spazio di archiviazione. E poi il problema appunto si pone non soltanto quando si aggiunge un nuovo puntino, ma anche quando ad esempio uno di questi 7 puntini cambia nome. Io decido di chiamare la voce non più Napoleone e basta, ma Napoleone Bonaparte, e ovviamente questo cambiamento di titolo dovrà essere recepito dalle altre lingue, quindi appunto anche in questo caso si avrebbe una manutenzione particolarmente gravosa. Wikidata cosa fa? Centralizza la interconnessione tra le diverse edizioni di Wikipedia, quindi nel momento in cui una nuova voce viene aggiunta oppure una voce esistente cambia nome, una modifica nel punto blu centrale Wikidata viene automaticamente recepita da tutte le edizioni linguistiche, e quindi quello che prima richiedeva 7, 10, 100 modifiche, ora ne richiede una sola, il che permette appunto di risparmiare energia nel programmare programmi automatici, permette di risparmiare spazio di archiviazione e comunque di ottimizzare l'energia in generale. Questa è la cosa in assoluto più banale. Ce n'è una invece già più interessante che ci porta poi, diciamo, all'utilità di Wikidata anche fuori dai progetti come Wikipedia. Ed è il secondo punto, la cosiddetta, quella che si chiamava fase 2. Ed è, diciamo, la presa di coscienza che in ogni voce di Wikipedia, in alcune più che in altre, ma diciamo in generale in ogni voce di Wikipedia, sono contenute delle informazioni potenzialmente strutturabili. Se parliamo di una persona, possiamo dire il suo nome, il suo cognome, soprattutto ad esempio le sue date di nascita e di morte, luogo di nascita e di morte, nazionalità, occupazione e così via. Se parliamo di uno Stato, possiamo dire la sua estensione, il suo presidente, gli stati confinanti,
il numero di abitanti, la densità di abitanti, una serie di altri dati. In generale ogni voce di Wikipedia o comunque ogni argomento ha un numero maggiore o minore di dati che possono essere in qualche modo strutturati, nonché ovviamente un'ampia serie di informazioni che invece sono molto più difficili da strutturare. Però appunto per quanto riguarda le informazioni strutturabili ci si è resi conto molto facilmente che diverse edizioni di Wikipedia potevano avere talvolta informazioni discordanti, talvolta perché usavano fonti diverse, perché ovviamente voci di Wikipedia in lingue diverse sono scritte da persone diverse e quindi è possibile che usino fonti diverse che riportano dati diversi, questo è palese. Ma in molti altri casi la difformità era dovuta semplicemente a un fatto di obsolescenza dei dati. Io aggiungo il sindaco di un comune in un tale anno, poi se non lo aggiorno nel corso di 20 anni è probabile che il dato diventi obsoleto, così anche altri dati. Se una persona scrive una voce oggi è possibile che tra 10 anni sia morta e che quindi vada aggiunta una data di nascita, oppure altri casi di questo tipo. Quindi ci si è resi conto che appunto alcune Wikipedia addirittura non avevano nemmeno alcuni dati perché erano state scritte più in fretta da persone con meno conoscenze, eccetera. Altre Wikipedia avevano dati obsoleti, altre li avevano aggiornati, questo è vero, ma in ogni caso aggiornare gli stessi dati in voci di diverse lingue da parte quindi di più persone, di più utenti di Wikipedia, che già non sono molti, gli utenti di Wikipedia non sono molti, è uno spreco evidente di energie. Quindi la grande innovazione che Wikidata porta è semplicemente il fatto di inserire questi dati strutturabili nel punto blu centrale, di modo che poi, almeno a livello astratto, le altre Wikipedie possano tutte leggere da Wikidata e quindi possano condividere una serie di dati che qualcuno ha inserito in Wikidata e che qualcuno continua ad aggiornare in Wikidata, e l'aggiornamento su Wikidata dovrebbe consentire a tutte le edizioni linguistiche connesse a quell'elemento di avere un dato continuamente aggiornato. Dico dovrebbe perché ci sono ovviamente da un lato alcune resistenze da parte di singole Wikipedie che fanno sì che diciamo in alcuni casi i dati di Wikidata abbiano un utilizzo maggiore, in altri casi un utilizzo minore, e dico teoricamente anche perché comunque resta sempre salva la possibilità per una Wikipedia di diciamo avere un dato in locale divergente dal dato di Wikidata e quindi dimostrare il suo dato in locale che ritiene per qualche motivo sostenuto da fonti migliori, e quindi non mostrando il dato di Wikidata. Però appunto in linea generale e si può dire in quantità e pervasività sempre crescente, i dati mostrati nelle tabelle di Wikipedia, e non solo nelle tabelle, sono i dati presenti in Wikidata. Mostriamo ora alcuni esempi che mi ero preparato, c'è una mano alzata, posso provare a rispondere, o se non è un errore posso provare a rispondere, solo che ho la chat e mi sa che non la vedo, oppure vado avanti, forse è meglio che io risponda alla fine. Provo a vedere la chat, quello che compare come Luigi. Ok, beh, comunque forse vado avanti e poi rispondo alla fine, tanto ci sarà spazio per le domande. Dunque, un esempio che mi ero preparato è la pagina sulla provincia di Pisa. Vedete che c'è qui sulla sinistra c'è una lista di Wikipedie che contengono questo stesso argomento, che sono varie decine. Su Pisa in quanto città sarebbero probabilmente ancora di più, però anche provincia di Pisa comunque ha un buon numero di voci che la contengono, di Wikipedia che la contengono. E possiamo vedere come questo link modifica collegamenti sia una delle novità che sono state portate da Wikidata. Se io passo sopra questo link, lo posso anche aprire volendo, vedete che è un link che mi rimanda a Wikidata, lo posso anche aprire, lo apriamo, questo link che mi manda a Wikidata mi porta a questa sezione degli elementi di Wikidata in cui vedete ben ordinati in ordine alfabetico per codice linguistico 70 voci di Wikipedia, e io con questo tasto modifica che vedete qui posso ad esempio eliminare una voce perché magari è stata cancellata, oppure posso cambiare un titolo di una voce, oppure posso
qui in fondo, vedete, aggiungere un nuovo codice, una nuova voce, e questo cambiamento sarà poi utilizzato da tutte le diverse edizioni linguistiche. Quindi, primo esempio, appunto, qui vediamo come Wikidata abbia svolto la sua prima funzione di centralizzare appunto i collegamenti interlinguistici. La seconda funzione la vediamo invece nella tabella laterale. La tabella laterale, diciamo che contiene una serie di informazioni che vedete sono strutturate e possono, in alcuni casi forse lo sono veramente, essere prese da Wikidata. Non per niente, in fondo alla tabella, anche se scritto piuttosto in piccolo, vedete modifica dati su Wikidata. E se io clicco su questo modifica dati su Wikidata, entrerò in cima all'elemento di Wikidata con la possibilità di modificare i dati presenti in Wikidata. E quindi siamo già a due punti in cui Wikidata è presente. Un terzo punto in cui Wikidata è presente penso che sia qui in fondo, ecco, vedete qui in fondo la voce, perché appunto noi inizialmente quando pensiamo ai dati che si possono centralizzare in Wikidata, no, quando io ho detto i dati che si possono centralizzare in Wikidata, pensiamo istintivamente dei dati fattuali, quindi appunto per una persona quando è nata, quando è morta, per una città, il suo numero di abitanti, per un evento, quando si è svolto, per un'organizzazione, quanti dipendenti ha e così via. Ma in realtà questo è solo, diciamo, uno dei due possibili tipi di dati che sono utilizzati in Wikidata e che sono anche utilizzati in Wikipedia. Ci sono dati di carattere fattuale e ci sono dati che consistono nella corrispondenza tra un elemento di Wikidata, tra una voce di Wikipedia, quindi tra un determinato argomento trattato in Wikidata o in Wikipedia e quel medesimo argomento trattato in un altro punto di internet. E quest'altro punto di internet può essere, diciamo, una varietà molto ampia di siti. Ci possono essere siti di carattere istituzionale che trattano di determinati argomenti, che so, un parlamentare sul sito del Senato o della Camera, oppure ci possono essere siti di biblioteche, uno scrittore, i libri presenti nel catalogo delle biblioteche, oppure i fondi archivistici presenti in un determinato archivio o in una determinata rete di archivi. Ci possono essere i siti relativi ai risultati sportivi per i calciatori, i siti relativi ai film girati da parte di un regista e così via. Quindi, Wikidata centralizza non soltanto i dati fattuali, che sono quelli che tendenzialmente vanno poi su Wikipedia nella tabella qui a fianco, appunto, nel cosiddetto infobox, che contiene tendenzialmente dati fattuali, come appunto che la provincia di Pisa si trova in Italia, in Toscana, capoluogo Pisa, eccetera, ma abbiamo anche dei dati invece che sono degli identificativi, cioè che connettono Wikidata e quindi anche Wikipedia ad altri punti di internet. Il tipico esempio è il controllo di autorità, che è presente ormai in un ampio numero di voci di Wikipedia e che mi permette, ad esempio, di vedere lo stesso argomento, in questo caso provincia di Pisa, all'interno del WIAF o di alcune biblioteche nazionali europee. Poi, ad esempio, su Wikidata ce ne sono anche di più, su Wikipedia in italiano anche giustamente si fa una selezione cercando di mostrare ai lettori quelle che sono potenzialmente di loro più probabile interesse. Quindi io posso entrare nel WIAF e vedere, qui mi dà Comune di Pisa, perché probabilmente questa è una connessione non del tutto corretta, quindi ecco, però ad esempio il FAST è corretto perché il FAST dice Pisa provincia e le altre biblioteche più probabilmente intendono Pisa città. Ecco, qua incontriamo anche uno dei tipici casi di probabile errore nel WIAF, perché appunto il WIAF qui sembra, diciamo, mettere assieme un concetto come Italia provincia del FAST con un concetto come Italia comune dell'ISNI, quindi appunto qui vediamo anche come lavorare su Wikidata consente di scoprire spesso sgradevoli errori altrove, che poi si cerca in qualche modo di correggere. Ecco, questo ci mostra anche, non era in realtà voluto perché non avevo fatto in questo caso un controllo a priori, però ecco, questo ci mostra come lavorare su Wikidata consente spesso anche di trovare e, se diciamo c'è collaborazione dall'altra parte, di correggere
una serie di errori che si annidano in siti esterni, ovviamente si annidano anche in Wikidata, solo che in Wikidata io posso intervenire direttamente, mentre su un sito esterno ho bisogno di mandare una segnalazione e che questa segnalazione venga presa in carico. Sul controllo di autorità voi non vedete che è preso da Wikidata perché qui non c'è scritto, però ad esempio quando voi vedete questa simpatica matitina, vedete la matitina qui a fianco, voi capite che il sito ufficiale della provincia di Pisa è letto da Wikidata. E questo accade spesso nei collegamenti esterni di Wikipedia. Qui viene letto appunto il sito ufficiale da Wikidata, quindi nel caso il sito ufficiale venisse modificato, per dire perché passa all'HTTPS o per altri motivi, mi basterebbe modificarlo su Wikidata per aggiornarlo automaticamente nelle diverse voci di Wikipedia. A questo punto mostro giusto un altro esempio velocemente, e poi magari quello dopo che mi ero preparato lo salto. Il medesimo esempio può valere per una persona. Domenico Comparetti, che è stato il primo insegnante di letteratura greca all'Università di Pisa nell'Ottocento, appunto, ha una sua voce su Wikipedia in italiano, non solo, anche in altre lingue, un po' meno della provincia di Pisa, però sono pur sempre una decina di lingue che vedete qui. Vedete che ha questo infobox laterale con relativamente pochi dati. Qui peraltro non c'è scritto modifica su Wikidata, ma vi posso dire che questo dato è preso da Wikidata. Come lo vedo, posso fare il confronto con il testo della voce in modifica, vedete, se io vado qui in modifica, questo testo qui corrisponde alla tabella che vedete e qui l'informazione che ha studiato la Sapienza non c'è. Mentre ad esempio l'informazione che è stato senatore nella XVII legislatura del Regno d'Italia c'è. Se io torno indietro, vedete che XVII legislatura corrisponde a questo qui è il punto. La Sapienza invece è un'informazione che lì dentro non abbiamo visto perché non c'era e quindi evidentemente presa da Wikidata. Qui, volendo, si potrebbe aggiungere anche il link modifica su Wikidata per rendere più chiaro che l'informazione è presa da Wikidata. Quindi appunto abbiamo Wikidata presente qui nell'infobox, è presente qui nei collegamenti ad altre Wikipedie ed è presente in fondo, direi anche piuttosto ampiamente, in tutta questa serie di link che sono presi da Wikidata, che possono fungere da approfondimento per scoprire, diciamo, diversi aspetti di questa persona. Perché abbiamo fonti di carattere enciclopedico, come Treccani e sapere.it. Abbiamo una fonte archivistica, quindi il SIUSA, per cui posso andare a vedere i fondi archivistici che Comparetti ha lasciato. Abbiamo, diciamo, una sua pagina sull'Accademia della Crusca. Poi abbiamo una serie di fonti che mi permettono di trovare opere di Comparetti disponibili in internet in pubblico dominio, visto che Comparetti è morto da più di 70 anni, e quindi appunto Liber Liber, Open Library, Progetto Gutenberg e anche per sé per quanto riguarda gli articoli su riviste francesi. E poi abbiamo un altro sito che riguarda la sua produzione, diciamo, letteraria in senso lato. E poi abbiamo appunto l'aspetto istituzionale. Comparetti è stato senatore del Regno e posso approfondire quello che ha fatto come senatore del Regno d'Italia. E in fondo ovviamente il controllo di autorità. Quindi appunto il controllo di autorità sempre preso da Wikidata. Ora è interessante notare, noi abbiamo visto che qui abbiamo un infobox piuttosto magro, il fatto che l'infobox contenga così poche informazioni non vuol dire che Wikidata non contenga altre informazioni. E per dimostrare questo vorrei mostrare due esempi da altre Wikipedie, perché appunto Wikipedie diverse si comportano in modo diverso nella quantità e anche nella qualità, nel senso di quali dati, quanti e quali dati prendono da Wikidata. Vediamo un esempio in norvegese Bokmål. In norvegese vedete il medesimo infobox, ovviamente con una grafica un po' diversa, che prende da Wikidata informazioni come data e luogo di nascita, data e luogo di morte, occupazione, la sua carica che ha ricoperto, senatore del Regno d'Italia, il fatto che appaia in inglese perché nessuno su Wikidata ha tradotto questa cosa, ma volendo
si potrebbe tradurre in norvegese e poi apparirebbe in norvegese. La università che ha frequentato, coniuge, figlio, figlia in questo caso, nazionalità, le accademie di cui era membro, questo qua sono tutte le accademie scientifiche di cui era membro, un premio che ha vinto e anche l'università presso cui ha insegnato, appunto l'Università di Pisa che dicevo. Vedete che questi dati, con qualche piccola eccezione, come ad esempio il senatore del Regno d'Italia, sono tradotti in norvegese. E la medesima cosa si può vedere su Wikipedia in russo. Se io passo a Wikipedia in russo, vedete sempre il medesimo infobox laterale, Domenico Comparetti, scritto ovviamente in cirillico, con forma italiana sottostante, e anche qui vedete data di nascita, luogo di nascita, Rim, Roma, data di morte, luogo di morte, Florencia, più o meno, Stato, Regno d'Italia, occupazione, questa cosa qui dovrebbe essere che lavorava all'Università di Pisa, ha studiato presso l'Università La Sapienza, il premio che ha vinto, e questa cosa qui sul momento, penso che sia un'accademia di cui era membro, forse hanno scelto di mostrare, hanno scelto di mostrare soltanto l'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo. Quindi ne hanno selezionata una, mentre ne hanno selezionata una russa, mentre invece ad esempio il norvegese le ha mostrate tutte. Ecco, qui vedete da un lato la ricchezza dei dati presenti in Wikidata e la selezione che ovviamente le diverse Wikipedia ne fanno, che è una selezione che ovviamente anche degli enti esterni possono compiere. Io posso usare i dati di Wikidata scegliendo quelli che mi interessano di più. E d'altro canto vedete come il fatto che questi dati siano automaticamente tradotti in lingue particolarmente diverse come norvegese, russo o italiano, ci dimostra come Wikidata sia intrinsecamente multilingue. Questo ovviamente poi lo approfondiremo anche la prossima volta quando vedremo effettivamente come funziona Wikidata al suo interno. L'ultimo esempio che avevo era il Museo delle Navi Antiche di Pisa, che però secondo me posso anche non mostrare perché alla fine direi cose abbastanza simili. Quindi chiudo questa serie di pagine che hanno mostrato come Wikidata viene usata in Wikipedia e adesso vorrei mostrarvi una serie di esempi di come i dati di Wikidata possono essere visualizzati in vario modo e quindi diciamo essere consultati non soltanto all'interno di Wikidata come poi vedremo, ma anche essere consultati in altri modi con visualizzazioni di vario tipo che da un lato ovviamente possono appoggiarsi a degli strumenti preesistenti, io vi mostrerò diciamo degli strumenti che sono già stati elaborati per visualizzare i dati di Wikidata in modi più o meno diversi e ovviamente nulla vieta a persone che abbiano capacità di programmare o che conoscano persone che hanno capacità di programmare di ideare nuovi strumenti che svolgano altre funzioni o che svolgano le funzioni già svolte da questi strumenti in modo migliore. Vediamo dunque alcuni esempi. Un primo esempio che apro qui è un esempio di albero genealogico. Albero genealogico, in questo caso io di solito prendo sempre Carlo Magno perché è un esempio anche scolasticamente molto buono, Carlo V, mi correggo, potenzialmente potrei prendere anche Carlo Magno, ma in questo caso ho preso Carlo V, appunto. Carlo V d'Asburgo, vedete, in italiano, informazioni molto basilari, però l'albero genealogico è ben fatto. Se ci passo sopra ottengo anche la descrizione, re di Spagna ed imperatore del Sacro Romano Impero, perfetto. Data di nascita, ingrandisco ancora un po', data di nascita, data di morte e immagine. E poi risalgo indietro nel tempo a suo padre e qui a destra sua madre, e poi risalgo ai nonni, risalgo ai bisnonni e infine ai trisnonni. E volendo posso prendere una qualunque di queste persone, ad esempio Isabella di Castiglia, e far ripartire l'albero genealogico da lei. E ottengo il medesimo albero genealogico ripartendo da Isabella di Castiglia. Quando riparto da un altro nome mi passa di default all'inglese, ma io posso passarlo all'italiano, e dovrebbe passare all'italiano, esatto, vedete che passa all'italiano, Isabella di Castiglia, oppure lo posso passare, che so, al giapponese, e otterrò il passaggio al giapponese. Quindi appunto albero genealogico, come vedete, tradotto automaticamente
e questo appunto è uno dei possibili usi. Questa è una forma di albero genealogico che appunto parte da una persona e arriva fino ai trisnonni. Non è l'unica forma di albero genealogico che io posso usare, adesso ne mostrerò un'altra. In questo caso la mostro avendoci lavorato ieri sera, perché ieri sera mi sono messo a inserire in Wikidata dati di carattere genealogico relativi a Don Milani. Vedete qui Don Milani, Lorenzo Milani, prete ed educatore italiano cattolico. E vedete che ho una serie qua, ad esempio, l'albero è molto più, diciamo, personalizzabile, nel senso che io posso mostrare o nasconderne pezzi. Ad esempio posso mostrare i figli del fratello, oppure posso mostrare o nascondere il marito di una sorella. Vedete che ho appunto nome, descrizione, date. Se non c'è l'immagine ho, diciamo, la figurina che mi mostra il sesso della persona. E poi posso risalire in su al padre, Albano Milani, che ha sposato Alice Milani Comparetti. Milani e Milani Comparetti, poi ci sono le diverse varianti, a sua volta Albano Milani, figlio di Luigi e di Irene Milani e Laura Comparetti, e se risalgo su da Laura Comparetti trovo appunto Domenico Comparetti, che diciamo, non, ho mostrato questo esempio non solo perché ci ho lavorato ieri sera, ma anche perché torniamo in qualche modo a Domenico Comparetti, che scopriamo in questo modo essere il bisnonno di Don Milani. Quindi appunto, questa è un'altra forma per visualizzare un albero genealogico, quindi appunto questo peraltro è un sito più recente dell'altro che ho conosciuto più di recente, quindi appunto ci mostra come gli stessi dati possano essere visualizzati in modi diversi con strumenti diversi. Ok, poi dopo l'aspetto genealogico c'è un altro aspetto interessante che è l'aspetto di produzione di linguaggio umano a partire da Wikidata. Questo è un aspetto su cui adesso si sta lavorando molto. Al momento è stato esplorato principalmente per quanto riguarda, diciamo, il passaggio dai dati strutturati all'inglese, alla lingua inglese. Questo è un esempio fatto su Giuseppe Verdi. Questo appunto è il più noto strumento che al momento permette di tradurre Wikidata in linguaggio umano. E appunto Giuseppe Verdi è stato ecco, vedete qui la doppia cittadinanza, prima Ducato di Parma, poi Regno d'Italia, compositore, direttore d'orchestra, musicista, scrittore politico, nato il 10 ottobre del 1813 alle Roncole, ha lavorato appunto in quest'ambito, membro della Camera dei Deputati, poi senatore del Regno, membro della Reale Accademia Svedese di Musica, sposato con Margherita Barezzi. Qua secondo me c'è un vandalismo. Ecco, questo ad esempio penso che sia un vandalismo, quindi potrei anche rimuoverlo in diretta, quasi quasi. Allora, rimuoviamo in diretta il vandalismo, perché anche su Wikidata possono, ecco appunto, vedete qui il vandalismo, possono talora esistere vandalismi, che ovviamente si notano abbastanza facilmente perché ci sono molti occhi che li guardano e quindi appunto si notano abbastanza facilmente. Ecco Giuseppina Strepponi, quindi, e poi è morto di infarto, direi, il 27 gennaio del 1901 a Milano ed è stato sepolto qui. E poi appunto qui vedete anche raccolte le diverse forme del nome, in anche diversi alfabeti, qui vediamo ebraico, cirillico, arabo, altre forme di cirillico, una scrittura indiana, greco, giapponese, cinese, questa è la forma evidentemente latinizzata, questo qui potrebbe essere lituano o lettone, e poi altre lingue. Quindi appunto vedete anche raccolte le diverse forme linguistiche e i diversi alfabeti presenti in Wikidata. E poi diciamo, vedete le informazioni presenti in Wikidata strutturate in forme, diciamo, strutturate un po' più per argomento, quindi appunto anche i dati di Wikidata poi si possono anche riorganizzare in diverse forme. E qui a fianco vedete raccolti tutti i diversi identificativi, direi in ordine alfabetico, sì, in ordine alfabetico più o meno. Ok, quindi ecco, in questo caso l'aspetto interessante è il passaggio da
dati biografici comunque basilari a, diciamo, questi dati messi in una forma fraseologica corretta. Ovviamente molto si può fare in questo senso e appunto ci sono studi in corso da questo punto di vista. Poi, altri possibili usi. Allora, questo era un progetto che stavo portando avanti nel tempo libero, adesso mi sono un po' fermato, ma lo vorrei riprendere a un certo punto. Sono partito da una pagina, questa pagina qui, che è una pagina web abbastanza lunga, della Scuola Archeologica Italiana di Atene, fondata nel 1909, che è una scuola, diciamo, per compiere studi archeologici, che si rivolge a persone che si siano già laureate, se non sbaglio. Quindi appunto per perfezionarsi dopo la laurea. E in questa scuola appunto hanno studiato una serie di persone, in media credo alcune unità per anno, un numero che tendenzialmente sale nel corso del tempo a partire appunto dal 1910 fino a oggi. Tutte queste persone appunto sono qui riportate e io sono partito dall'inizio e ho cominciato a inserirle in Wikidata. Un risultato basilare, quindi sarebbe qualcosa di simile a questo. Ecco, una lista come questa qui. Questa lista, non fa altro che riprodurre, ecco, qui sto mostrando soltanto la data in cui la persona ha frequentato la Scuola Archeologica Italiana di Atene, quindi Giorgio Levi della Vita è arrivato nel 10, partito nel 10. E poi così via fino a dove sono giunto attualmente, cioè sono giunto fino all'86, ecco appunto. Quindi questa, diciamo, è una forma di lista molto basilare. Ecco, qua vedete, io quello che sto usando in questo momento, poi ovviamente ne riparleremo in seguito, ne riparleremo nel corso avanzato, tra qualche mese ci sarà una lezione, anzi più lezioni relative a questo strumento, che ovviamente è uno degli strumenti più importanti di Wikidata. Abbiamo detto che in Wikidata, i dati sono strutturati. Il fatto che i dati siano strutturati vuol dire che io, usando una lingua, un linguaggio informatico particolare, che è il linguaggio Sparkle, che è un linguaggio utilizzato non soltanto su Wikidata, ma anche in altri siti, ovviamente non è una peculiarità di Wikidata. Io attraverso questo linguaggio posso chiedere a Wikidata di mostrarmi determinati dati, e in una determinata forma. E quindi io pongo una serie di condizioni, le condizioni sono queste, chiedo una serie di informazioni, queste qui in cima, posso anche specificare l'ordine in cui le voglio e a questo punto Wikidata me le restituisce. Quindi io posso chiedere a Wikidata una semplice lista come questa, posso chiedere a Wikidata una cosa più complessa, come ad esempio quella che adesso mostriamo ora, una mappa. Questa è una mappa delle medesime persone che vi ho mostrato, in cui sono riuniti i loro luoghi di nascita in blu e i loro luoghi di morte in arancione. E quindi ovviamente vedete che il focus è sull'Italia, trattandosi di una scuola italiana che quindi ha avuto nella stragrande maggioranza dei casi alunni italiani, anzi direi che tutti i luoghi di nascita, tranne uno, qui ce n'è uno in Cina, ecco qui c'è un luogo di nascita in Cina, d'occhio e croce, Pietro Giovanni Guzzo risulta nato in Cina, però appunto sono quasi, e c'è anche una persona nata in Etiopia, ora che la vedo, giusto, Alessandro Bedini nato in Etiopia, tutti gli altri sono invece nati in Italia, io posso poi ingrandire questa mappa e vedere ad esempio le persone nate o morte a Roma. Poi ecco, qui vedete che ce ne sono più di una, quindi poi mi vengono date così e quindi vedete una serie di persone nate o morte a Roma. Ovviamente appunto questa visualizzazione, oppure le persone nate o morte a Cagliari, a Pisa, una sola, wow. Sì, parrebbe proprio una sola, oppure ecco a Firenze invece sono più di una, non molte. Poi ovviamente ecco, quindi al di là, su questa mappa si possono fare due commenti, forse tre. Il primo è che è molto interessante. Il secondo, commento è che da un punto di vista grafico, ad esempio questo fatto che mi vengano fuori così, uno potrebbe dire che ci possono essere visualizzazioni migliori, è vero, e ovviamente visualizzazioni migliori si possono fare magari su un sito esterno, o comunque diciamo
si possono ideare, e ovviamente se qualcuno lo vuole fare, i dati sono qui e quindi il modo in cui li si visualizza poi dipende dalle capacità informatiche e insomma, dalla fatica anche che uno ci mette, se no comunque questo modo di visualizzazione è assolutamente dignitoso. La terza cosa che si può dire a proposito di questa mappa è che questa mappa assume tanto maggiore importanza, rilevanza e interesse quanto più sono completi i dati presenti in Wikidata, perché ovviamente io, per quanto riguarda le persone che hanno frequentato la Scuola Archeologica Italiana di Atene dal 1910 al 1986, non sempre ho trovato il luogo di nascita e o il luogo di morte. In alcuni casi evidentemente non l'ho trovato. E quindi ovviamente questo riduce in qualche modo l'interesse di questa mappa non lo annulla, ma sicuramente lo riduce. E l'interesse è ulteriormente ridotto dal fatto che io dovrei andare avanti e arrivare poi dall'86 fino ad oggi. E quindi appunto nel momento in cui io arrivassi dall'86 fino ad oggi, inevitabilmente la copertura sarebbe maggiore e quindi l'interesse aumenterebbe. Poi io potrei anche fare una mappa filtrata per anni e quindi vedere se nel corso del tempo le localizzazioni geografiche mutano oppure no, in che modo e così via. Diciamo, si potrebbero fare ovviamente studi di tipo statistico piuttosto interessanti. Quindi questa è una delle possibili visualizzazioni dei dati. Si potrebbero visualizzare dati su una linea del tempo o in altro modo. Passiamo oltre. Allora, richiudiamo queste schede. Altri esempi. Un altro esempio, di cui poi Stefano, che oggi forse non è presente, potrebbe parlare meglio, è portare i dati di Wikidata dentro un catalogo di biblioteca per arricchire, diciamo, la visualizzazione e l'esperienza dell'utente nel consultare questo catalogo. Questo è il catalogo della biblioteca di Stefano, la biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce di Stefano Bargioni, ecco, per completezza. E qui vediamo un libro, Virgilio nel Medioevo, che è l'opera più famosa di Domenico Comparetti. Peraltro nuova edizione curata da Giorgio Pasquali, altro filologo italiano di grandissima importanza. E qui vedete dei dati su Domenico Comparetti tratti da Wikidata, dati molto semplici come data di nascita, luogo di nascita, prima morte e luogo di morte. Questi qui sono link a Wikidata. Se io clicco su Roma, su Firenze, arrivo agli elementi di Roma e di Firenze presenti in Wikidata. Italiano, la lingua di scrittura, sesso maschile e i link a cinque diverse Wikipedie, vedete. Non c'è il link a Wikidata, se non sbaglio, ma volendo si potrebbe aggiungere. E lo stesso posso dire per Giorgio Pasquali. Ora, su Giorgio Pasquali mi sa che sono stati ricavati meno dati, per quanto in Wikidata siano presenti, però ad esempio sono stati comunque ricavati i dati relativi alle diverse Wikipedie che ne parlano. E quindi, appunto, ecco, si è anche aperto, qui si è aperta Wikipedia in spagnolo, perfetto. Quindi, ovviamente, qui sono visualizzate alcune Wikipedie e alcuni dati anagrafici, nulla vieta di visualizzare da Wikidata informazioni diverse. Io potrei visualizzare, che so, l'università in cui lui ha insegnato, oppure potrei visualizzare degli identificativi esterni, come ad esempio il dizionario biografico degli italiani. Il dizionario biografico degli italiani ha una voce relativa a Domenico Comparetti e qui potrei fornire al lettore un link diretto per raggiungerla. Oppure altri dati, potrei leggere dati diversi da questi, potrei leggerli in una forma grafica diversa da questa, però appunto un'altra possibilità è indubbiamente quella di arricchire tramite Wikidata, ad esempio, ciò che viene visualizzato in un catalogo di una biblioteca. Poi, su questo ovviamente esiste anche un articolo che ha scritto Stefano e che è reperibile online su JList. Poi, altri esempi, prendiamo un attimo questo. Allora, si possono fare, come ho già mostrato con la Scuola Archeologica di Atene, ma si possono fare mille tipi di statistiche relative, ad esempio, agli autori presenti in un catalogo di una biblioteca. Per dire, io posso fare una statistica vediamo un po' una statistica come questa, la distribuzione per epoca degli autori presenti in un catalogo di una biblioteca. Quindi, ad esempio, questa è la biblioteca di Stefano e io posso pensare che la maggior parte degli autori presenti nella biblioteca di Stefano siano autori nati, qua parliamo dei secoli di nascita, siano autori nati nel secolo, non, attenzione, non nel XIX secolo, ma il 1900, cioè questo è 1900 puntino puntino, quindi che la maggior parte degli autori della Biblioteca di Stefano siano nati nel 900,
un'altra parte nell'Ottocento e poi una serie di, diciamo, percentuali via via decrescenti nei secoli precedenti. E possiamo confrontare questo dato con altre biblioteche. Ad esempio, questa che è la biblioteca è una biblioteca dei Paesi Bassi, mi pare legata a un museo. Ecco, qua ad esempio c'è una prevalenza minore del Novecento, vedete che, e dell'Ottocento, vedete che gli altri secoli hanno delle parti più consistenti. Oppure, che so, ancora più, vedete anche qui, questo è il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, qui vedete Ah, che tendono a prevalere gli autori nati nell'Ottocento, c'è un microfono aperto, credo, qui tendono a prevalere gli autori nati nell'Ottocento e gli autori nati nel Novecento sembrano essere una percentuale minore. Questi dati, ovviamente, attenzione, vanno presi con le pinze perché questi cataloghi, tutti i cataloghi che vedete in questa pagina, che comunque appunto sono dati interessanti, però sono dati parziali. Perché sono dati parziali? Perché questi cataloghi contengono svariate decine di migliaia di autori e diciamo soltanto una percentuale di autori compresa in generale tra un terzo e metà è stata connessa a Wikidata. Quindi questi dati che noi vediamo si riferiscono soltanto a qualcosa tra un terzo e metà degli autori di questi cataloghi ed è possibile per dire che tutti gli altri autori nel catalogo di Stefano siano autori del XV secolo e questo ovviamente stravolgerebbe del tutto questo grafico. Questo è probabilmente improbabile, però diciamo, statistiche di questo tipo ovviamente hanno valore, soprattutto se un catalogo è connesso in misura totale o molto vicina a totale, a Wikidata. Su questo abbiamo degli esempi di piccoli cataloghi connessi totalmente a Wikidata, generalmente cataloghi con un migliaio di schede o poco più, e in questi casi le statistiche che si possono fare sono statistiche complete e particolarmente attendibili. Nulla vieta di portare anche cataloghi con 10.000 autori o 20.000 autori ed essere connessi interamente a Wikidata, chiaro che serve molta più fatica e molto più lavoro. Statistiche come questa, io ho fatto una statistica sull'epoca, ma si possono fare mille altre statistiche, ad esempio statistiche, sono andato troppo indietro, ad esempio statistiche sull'occupazione, quindi su che cosa fanno questi autori, se sono più filologi o più biologi o più architetti e così via. Oppure si possono fare statistiche anche su quanti altri identificativi sono presenti in questi elementi e così via. Quindi la possibilità di analisi statistica tramite Wikidata sono moltissime. Tutti questi grafici che vi ho mostrato si basano sul query service, cioè appunto sulla interfaccia di interrogazione di Wikidata che vi ho mostrato prima e di cui ovviamente, come si diceva, parleremo nel corso avanzato, ma diciamo, si tratta comunque di un argomento tra i più importanti relativi a Wikidata. L'ultima cosa che volevo mostrare oggi, prima di chiudere, è Entity Explosion. Entity Explosion è un'estensione per il browser che, la cosa più semplice, esiste sia per Google Chrome, lo vedete qui sotto, esiste sia per Google Chrome, ecco qua, Google Chrome, sia per Firefox, Mozilla Firefox, e consente di usare Wikidata per, diciamo, arricchire la propria esperienza di navigazione in internet. Facciamo un esempio. Io cerco Domenico Comparetti, trovo come primo risultato Wikipedia in italiano, come secondo risultato la Treccani Dizionario Biografico. Entro in Treccani Dizionario Biografico e poi uso qui in cima nel mio browser questo link che mi dà nessun risultato perché ovviamente nulla è perfetto e la Treccani ha questa peculiarità di convertire queste parentesi in un encode, ma adesso vediamo se riesco a farlo funzionare. Allora, oh, adesso invece ha preso, infatti, era diciamo l'encode delle parentesi che gli dava fastidio. Vedete che l'estensione del browser Entity Explosion riconosce che questa voce del dizionario biografico degli italiani è presente tra gli identificativi di questo elemento di Wikidata.
Quindi mi mostra i dati presenti in questo elemento di Wikidata, mi mostra in particolare le voci di Wikipedia e di Wikisource nella mia lingua, mi mostra tutti i dati fattuali, qui vedete tutti i dati fattuali dall'inizio alla fine, eccoli, e poi sotto, qui, mi mostra i dati invece degli identificativi. Quindi io qui vedo tutti gli identificativi che questo elemento ha e posso saltare ad uno qualunque di questi siti. Quindi io sono nel dizionario biografico degli italiani e posso ad esempio saltare al catalogo della Biblioteca Nazionale Francese e vedere quali dati la Biblioteca Nazionale Francese presenta, confrontarli con il dizionario biografico degli italiani. E vedere anche le opere che so, la Biblioteca Nazionale Francese possiede di Domenico Comparetti o su Domenico Comparetti, e poi dalla Biblioteca Nazionale Francese posso riusare il mio Entity Explosion e passare, ad esempio, alla Biblioteca Nazionale Italiana, quindi ad SBN, che si trova per l'esattezza qui, ecco, vedete, identificativo SBN di un autore, e passo ad SBN e vedo anche i dati che SBN mi riporta su di lui. E quindi appunto Entity Explosion è un ottimo metodo per usare il lavoro che altri hanno già fatto su Wikidata per scoprire dati sulla persona e soprattutto per vedere quali altri siti parlano di questa persona, confrontarli, scoprirli, perché non è detto che li conosca tutti, e appunto quindi arricchire la mia esperienza di navigazione in internet, oppure se sono il gestore di un sito, far sì che il mio sito sia un po' più facilmente raggiungibile, specie se non risulta tra i primi 10 o 20 risultati di Google. E questo quindi è un altro possibile uso di Wikidata che in qualche modo è ovviamente vantaggioso sia per gli utilizzatori di internet in generale, sia per coloro che gestiscono invece i siti che poi beneficiano di visibilità maggiore, un po' maggiore, grazie a questo strumento. Che ripeto è attivabile da chiunque individualmente, sia tramite Mozilla sia tramite Google Chrome. Nulla vieta ovviamente che un sito prenda anche la decisione di mostrare alcuni dati di Wikidata direttamente al suo interno, come nel caso appunto del catalogo della Biblioteca di Stefano che ho mostrato prima. Quindi si può demandare questo uso di Wikidata al lettore oppure lo si può intraprendere in prima persona appunto usando. Cioè, oppure appunto si può intraprendere in prima persona mostrando all'interno del proprio sito dei dati presi da Wikidata. L'ultimo link che avevo messo è semplicemente il link al nostro gruppo, che ho mandato anche all'inizio in chat, quindi il link al nostro gruppo. Qui trovate alcune informazioni sul gruppo, link ad alcuni video, quindi qui ci sono link ad alcuni video, attività che il gruppo sta facendo, eventi che il gruppo ha già fatto. Con rispettive registrazioni, se cercate le registrazioni degli incontri dello scorso ciclo, le abbiamo spostate qui, dove vedete See also incontri di formazione. Se ci entrate dentro, qui ci sono tutte le conferenze, non conferenze, diciamo, tutti gli incontri del vecchio ciclo con rispettiva registrazione su YouTube. E quindi appunto le abbiamo spostate qui per risparmiare spazio. E poi in fondo trovate anche, e qui ci sono altri incontri che sono comunque interessanti. Di recente c'è stato un incontro che consiglio di guardare su YouTube relativo a come in Repubblica Ceca hanno integrato l'Authority File della Biblioteca Nazionale con Wikidata. Lo consiglio, è stato un incontro molto interessante. Pubblicazioni del gruppo, qui, e rassegna stampa, social network. E il sito dell'Università di Pavia, che parla di noi e che ci sostiene. Io su questo punto direi che posso concludere e aprire alle domande. Potete fare le domande in chat, se preferite, oppure a voce, è uguale. E intanto che qualcuno magari si decide a fare qualche domanda, io dico che oggi Camillo ha giustamente fatto vedere perché mi ha fatto venire voglia di Wikidata. La prossima volta, nella seconda parte, vi farà vedere anche un po' come si fa, come si parte da zero per riuscire ad arrivare ai risultati che ci ha mostrato. Vediamo se c'è qualche domanda in chat, vedo che non si muove niente. Intanto dico a Camillo che nel frattempo non erano arrivate in chat domande, ma erano solo,
diciamo così, scambi Vedo. tecnici sull'uso della chat, eccetera. Ricordo appunto che se qualcuno vuole avere l'attestato deve scrivere all'indirizzo che vi abbiamo mandato, info@gvmab@gmail.com. Sarebbe opportuno scrivere prima dell'incontro, naturalmente questo è il primo incontro, quindi qualcuno può darsi che non lo sapesse, dalla prossima volta siete invitati a farlo prima, perché ovviamente dobbiamo fare il controllo durante l'incontro e non a posteriori. L'altra cosa è scrivere il nome completo, non parziale, per lo stesso motivo, perché poi i nomi, delle persone che sono entrate nella riunione vengono registrati e se vengono registrati male poi non c'è possibilità neanche a posteriori di andare a verificare e fare un eventuale attestato. Vediamo se ci sono domande. Mi sa Camillo che le hai stesi tutti. Una Abbastanza, ecco, decina di abbastanza minuti, in stesi. teoria dobbiamo finire ai 15, no? Sì. Se vuoi puoi domandare anche tu, se vuoi. No, a me era venuta solo la curiosità di far vedere, nel momento in cui hai cambiato, hai modificato e hai ripristinato il vandalismo, era Sì? sufficiente ricaricare la pagina per far vedere che il nome tornava corretto anche in questa, perché la pagina è dinamica e quindi Esatto. riprende, viene ricostruita e viene ricostruita anche con il dato corretto, se è stato corretto, magari c'è un po' di tempo di latenza, ma poi succede così. Sì, esatto. Questo vale anche per le query, quando si trova nelle query o anche appunto quando si è appena creato un elemento, ci mette un po' ad apparire in una query o comunque se ci sono dei tempi di latenza, ma diciamo in circostanze normali sono di pochi secondi o minuti, raramente ore, quindi comunque entro la. Camillo è stato abbastanza chiaro, secondo me, è stato molto chiaro nella presentazione, sempre molto lucido e anche molto sul pezzo. Ma questo non significa che qualcuno di voi non abbia capito qualcosa, e quindi se avete voglia, domandate, non fatevi problemi, perché la nostra idea è quella appunto di essere al servizio anche vostro, di farvi crescere. Non ho detto all'inizio, uno degli scopi, del gruppo è quello di avere nuovi volontari, quindi noi facciamo formazione gratuita e la facciamo al meglio di quanto riusciamo, perché in realtà è gratuito, ma fino a un certo punto, se voi diventate volontari, poi è un po' un modo per lavorare per Wikidata, che è quello che facciamo noi, quindi il vostro lavoro ci ripagherebbe. Per questo motivo ci teniamo particolarmente a farvi capire bene tutto, quindi fate domande. Niente, allora sei stato bravissimo Camillo, non ci sono domande. Le rimandiamo eventualmente, le potete tenere per la prossima volta, oppure ci potete scrivere. Se non ve la sentite di fare una domanda davanti a tutti, scrivete a qualcuno di noi. Sono d'accordo con il fatto che Camillo è un mito. Quindi scrivete a qualcuno di noi e vi rispondiamo. Vi riprendete, giusto? Ecco, fisicamente, ecco, c'è una domanda, Camillo, finalmente c'è una domanda di Luigi, dice fisicamente dove risiedono i dati di Wikidata, dove sono collegati i server? Allora, di certo ci sono dei server negli Stati Uniti, è lo che croce. Io sapevo che c'è anche senza dubbio un data center importante nei Paesi Bassi e penso ne abbiano aperto anche un terzo. Poi, infatti, ogni tanto ci sono dei test di interoperabilità per il passaggio dall'uno all'altro, comunque ce n'è di certo più di uno, e dovrebbero essere sicuramente uno negli Stati Uniti e uno nei Paesi Bassi, credo un terzo in un altro posto, da qualche parte c'è scritto. Poi ovviamente i dati di Wikidata sono letti un po' ovunque, quindi verosimilmente, a parte il fatto che chiunque li può scaricare, ci sono i dump periodicamente scaricabili, sono grandi celli ma periodicamente scaricabili, e diciamo parti evidentemente di Wikidata,
a seconda degli interessi di ciascun attore, sono, credo, periodicamente copiate da moltissimi attori in internet. Io aggiungo una cosa che non è una risposta alla domanda, ma è una riflessione su quello che la domanda potrebbe implicare. Se voi fate un progetto di Naked Open Data, tra le altre cose che dovete prevedere è prevedere di avere un'infrastruttura tecnologica e anche il suo mantenimento nel tempo. E questo ovviamente è un costo iniziale e un costo, diciamo così, in biblioteca di abbonamento, cioè un costo continuo. D'accordo? Se pensate di fare un progetto su Wikidata, queste due cose le evitate. D'accordo? Quindi questo è un buon motivo per fare un progetto di Linked Open Data con Wikidata, perché la parte tecnologica, strumentale e di conservazione dei dati anche a lunga durata in Wikidata è già garantita. Va bene, io direi che il tempo è scaduto. Anche per le domande a questo punto, e quindi ci aggiorniamo la prossima settimana con la seconda parte dell'introduzione alla Wikidata. Speriamo di vedervi tutti quanti, e grazie intanto per aver partecipato. Buona serata a tutti.